tanti costi, di tanta complessità anche di implementazione. Perché poi ve l'ho raccontato da Piero Angela, ma non è che tu un momento momento metti su un firewall barra proxy, eccetera, eccetera. Ok? Ci vuole un minimo di competenza. Chiaro? Esaustivo? Altre domande? Un'altra? Cioè sì. Sempre io, In realtà non vi scusate, se qualcun altro ha qualche altra domanda, guardate che io se rispondo a te, in realtà sto chiarendo una domanda che magari lui non mi avrebbe saputo fare, però magari non voleva fare. Dimmi. E prima ti avrei fatto l'esempio degli indirizzi DNS, no? Sì. Ora, perdonami, siamo in registrazione. Indirizzi DNS, io devo chiarire per loro perché è un termine tecnico. DNS è una sigla inglese, sta per Domain Name System, che in italiano vuol dire sistema dello spazio dei nomi, che si esplicita nella sua fisicità in uno o più computer, server DNS, che fanno almeno un lavoro, se non solo quello. Compilano delle tabelle in maniera automatica o compilata manualmente, dove associano ciò che so scrivere io, www.ferrari.it, all'indirizzo internet, cioè precise stringhe numeriche che identificano il computer nel quale è archiviato l'insieme di informazioni che io chiamo il sito Ferrari. Ma il sito Ferrari è una cartella che sta su un computer dove ci stanno tutte le foto della Ferrari, tutti i video della Ferrari, tutti i testi che io ci ho voluto scrivere e che ci vorrò scrivere, messi assieme in un certo modo grafico che tutti quanti chiamiamo sito. Un server DNS, come dice il suo collega, è un computer che compila tabelle dal nome all'indirizzo e a volte il contrario, dall'indirizzo al nome. Questo vale sia per internet che per le reti locali interne. Chiusura dell'integrazione, domanda. Gli hacker che riescono a prendere questo indirizzo possono navigare compromettendo in qualche modo il rappresentante legale della struttura? Assolutamente sì, e fanno pure bene, perché se nonostante ci sia il proxy di server, se tu fai sicurezza non vieni pagato 100 euro al mese, se fai veramente sicurezza non vieni pagato 1000 euro al mese, non vieni pagato nemmeno 2000 euro al mese, vieni pagato perché sei quello che risponderà degli errori di tutti, altrimenti cambia mestiere oppure fai il tecnico. E quando vai a fare il consulente che deve implementare la sicurezza, vieni pagato parecchio, parecchio, non vi dico le cifre perché possono variare, però immaginate il vostro parecchio, al giorno. Poi però firmi che quelle macchine sono state correttamente configurate, questa è una grande malizia, che quelle macchine sono state correttamente configurate e consegnate al cliente, quindi passano sotto la sua responsabilità, alle ore 18:47 di tale giorno, tale mese, tale anno. Dopodiché tu le consegni all'amministratore dei sistemi locali. Da quell'istante la tua responsabilità finisce, però se sei stato un consulente scioccherello, non ti sei fatto la stampa del log delle operazioni. E quindi poi succedono guai, lui potrebbe dire no, ma tu non hai implementato bene, se tu non hai niente da nascondere. Io per primo, quando vado a configurare le macchine, oppure quando faccio sicurezza, o quando vengo chiamato da consulente, cioè gratito e pagatissimo ospite di realtà terze, il primo utente che metto sotto monitoraggio sono io. Creo il mio utente, per fantasia, Super Pippo, lo creo come amministratore perché ne ho delega, vengo pagato per quello, dopodiché attivo immediatamente i monitoraggi sull'utente Super Pippo, degli altri non me ne frega. Sapete perché? Attendo risposta. Perché potresti essere tu il primo a... No, potrei, ma il primo guaio, no, quello è stato Andrea, metti caso. A domanda rispondo, differentemente dalla gestione bonaria o alla sonfrason, come diremmo tra di noi, cioè più o meno arrangiata, tutto ciò che faccio lo metto sotto monitoraggio automatico, mi muovi un'accusa, questi sono i log, andiamo a controllare, immediatamente o cade o hai ragione. Quando fai sicurezza, vieni pagato tanto per questo tipo di motivi, se non sei in grado non la fare sicurezza. Okay. Quando un hacker, e torniamo alla tua domanda, va ad alterare quegli indirizzi, è stato più bravo di te, perché è riuscito a trovare una vulnerabilità, o che tu eri un cane e non la conoscevi proprio, o che nonostante tu avessi correttamente presidiato la macchina non hai fatto attenzione a un dettaglio,
proprio il dettaglio a cui ha fatto attenzione lui. Ma io la macchina l'ho correttamente configurata, guarda, tutte le procedure, le best practice, le buone pratiche, le ho seguite tutte alla lettera, come da log. E com'è che nel 2010 tiene ancora Acrobat 5? Che come vulnerabilità riconosciuta, sto inventando, vuole essere solo didattico, apre una porta 12.348, un becco rifais, una porta di controllo remoto sul tuo server. Ti licenzio lo stesso. Perché quando fai sicurezza, devi capirmi. Chiaro cosa sto dicendo? Sì. Hai fatto tutta la procedura a posto. Quella. Ma non hai avuto una visione allargata. È una continua lotta a cani e gatti, a cani e gatti. Quindi, oltre a cani e gatti, oltre al proprio server, devi affidarti anche a dei... Tutta la macchina! Quando parliamo di macchine, una cosa è scrivere l'email al frate dell'altro convento o mandare i saluti a un caro conoscente. Una cosa è compiere azioni professionali con effetti economici. Uno me devi rispondere. Okay. È chiaro che arrivo da quel mondo lì. Ok? E per voi tutto questo potrebbe un attimo anche disorientarvi e dire: oh mamma mia, lo spengo questo computer, torno all'agenda, quello che dicevo circa un'oretta fa. È un trade-off, è un bilanciamento. Semplificare per gli utenti significa rinunciare alla sicurezza. Complicare agli utenti aiuta me, ma se complico troppo imponendogli le password lunghe, quelli sapete che fanno? Pigliano il post-it e se la scrivono sul post-it. E sapete dove lo mettono il post-it? Perché l'ho visto in azienda. Avete un monitor! Dietro al monitor, detto con simpatia. E allora io passo un momento avanti dietro la scrivania. Ah, boh, questa è la password di Fra Carlo. Sono tontolone e non so cosa farmene. Sono un pochino più sveglio. Scusa. La mia password mi fa entrare. La password di Fra Carlo la conosco. Mo' fammi vedere. Io sono utente 1, quello utente 2, quello utente 3. Fammi pensare, questo coincide con le date del nostro ingresso in seminario quando eravamo piccolini e ragazzini. Invento. Per trovare l'ordine cronologico, in base al quale io sono utente 1. Fra Carlo è entrato dopo 6 frati, quindi è utente 7. Utente 7 l'ho regalato. La password sta sul post-it. Faccio quello che voglio e ne risponde Fra Carlo. Perché? Perché l'amministratore di sistemi ha esagerato con la sicurezza. Troppa informazione? Nessuna informazione. Troppa sicurezza? Nessuna sicurezza. Trade-off, bilanciamento. Ma chiaro? Io forse, questo è per chi è interno, ma qualcuno esterno, l'hacker esterno, si può intrufolare? Sì. Allora, è una bella domanda. Stiamo però uscendo dal divulgativo. Io amo queste cose e le tratterò sempre in maniera divulgativa. Però, tra le tante icone che vedete qui giù, ok, magari siete lontani, non le riconoscete. Questo è Windows Explorer, questo è Windows Mail, il nuovo cliente di posta che sostituisce Outlook Express. Questo è la cartella dove va in tutta una serie. Questo è il simbolino aprendo il quale il computer va in una nuova funzione di Windows 7 che si chiama librerie, dei raccoglitori centralizzati. Non ti preoccupare perché tu sei incapace, non sai come si fanno le cartelle. Allora, è un video, buttalo qua dentro. È della musica, buttalo qua dentro. Che pensi mi? Che di questi giorni pare che va di moda, lo dice anche Silviuccio, che pensi mi? Quindi, chiaro? Quindi è un servizio, non è niente di che, è un reindirizzamento di cartelle. Questo è il simbolino del Windows Media. Questo è un simbolino che ho messo io per mia comodità di un programma di grafica. Questo è il simbolino del PowerPoint, perché noi siamo con una presentazione PowerPoint attiva. E questo simbolino non lo trovate, a meno che non ce lo installate voi. È un altro programma, TCP Viewer, visualizzatore del Transmission Control Protocol. Adesso io mi tolgo i miei panni di tecnico, mi metto il vostro saio di frate e scherzo e dico: che stai a dire? Ok? Andiamo nelle sigle tecniche, protocollo per il Transmission Control Protocol, protocollo per il controllo delle trasmissioni, il TCP, uno dei protocolli con i quali si naviga tra l'altro in internet, perché mica esiste solo internet, questo per dirla tutta.
Se io clicco qui, la mia macchina è continuamente monitorata in tempo reale, poi ve lo farò vedere, qui ne vedete la miniatura, è semplicemente un servizio di Windows 7, e questo è uno dei due che fanno squadra sul mio computer, perché l'altro sta là sopra. Anche questo non è di serie, si chiama DU Meter, Download Upload Meter, misuratore, evidentemente in tempo reale, della velocità di scaricamento da internet, quindi sto consultando dei contenuti, e di caricamento verso internet, cioè sto mandando roba. Questo è muto, 0,0 in download, non sto scaricando niente, 0,4 in upload, sto mandando un minimo di traffico di servizio. Per me che sono tecnico non c'è nulla di sconvolgente, sto dicendo al router, ehi sono ancora qui, ehi sono ancora qui, ehi sono ancora qui, lo sto raccontando veramente alla Piero Angela, ci siamo? Questo è muto, questo è vuoto, significa che io in ogni istante, perché questi li ho messi io e sono attivi sempre, so che la mia macchina adesso, pur essendo collegata in internet, non ha né ingressi né uscite, il misuratore in tempo reale è a velocità zero e l'elenco delle connessioni è zero. Guardate cosa accade se vado su Google. Meravigliosa la domanda che mi fa. Vado su Google e apro il TCP Viewer. E osservate la velocità. La velocità sale a 24 kbps, si apre una serie infinita di scritte. Chiudo Google. Poi parliamo in dettaglio, voglio farvi vedere, la cosa è fatta, tutto rosso sta chiudendo, fatto. Appena andate in internet si apre non una serie di connessioni. Quindi nel caso in cui ci fosse un hacker... Se io avessi una vulnerabilità in una qualsiasi porta, adesso ti chiarisco il concetto di porta in maniera semplice, se avessi una vulnerabilità in una qualsiasi porta, un hacker, appurato che io sono in internet, potrebbe entrare attraverso quella porta. Poi complici delle vulnerabilità, no, non è che abbiamo preso di mira Acrobat Reader, ma non mi voglio fare 700 esempi, ok, quindi poverino, lui non ha colpa, però stiamo usando quello solo come veicolo di informazione, ok, usando una vulnerabilità generata da lui nella porta 12.080, ma la sto prendendo giusto a campione da qua, o nella porta 50.025, veicolerebbe traffico di controllo per poi rilanciarsi e fare quello che è stato deciso, che diventa così vasto poi l'argomento che non ne usciamo più, quindi lo fermiamo deliberatamente qui. Porta, allora io ho scritto www.google.it, il server DNS, il risolutore dei nomi, mi ha mandato verso una macchina che adesso poi si è fermata perché ha visto che non sto facendo niente. Adesso rifaccio la richiesta e rivado sul TCP Viewer e si riapre un'altra volta. Causa effetto. Mi ha mandato verso la macchina 72.14.234.100. E chi è? 99%, ma poi lo controllerò in tempo reale per darvi una dimostrazione. Questa è una delle macchine, è uno degli indirizzi che corrisponde ai server di Google, perché io con Google sto collegato. 2.80, andiamo un pochino più nel tecnico, significa porta numero 80, perché proprio le porte hanno dei numeri. E la porta 80 è la porta del traffico internet standard, quindi questo per me vuol dire che la mia macchina 1.201, perché vi è familiare, l'abbiamo visto qualche minuto fa, no? Vi ricordate, ve l'ho fatto vedere nelle proprietà? La mia macchina, attraverso questa porta numericamente molto alta, si è collegata verso un'altra macchina, grazie, è data da Google, dove? Attraverso il canale internet standard. Quindi se anche ci fosse traffico, che infatti c'era un istante fa, lo rifaccio, nessun problema, sono con Google, sono nel traffico internet standard, non ho minimamente paura. Se però mi compariva, premo F5 di nuovo così, se però mi compariva, immaginavo per finire, 2.21, a voi magari non significava niente, ma la porta 21, perché 2.21 vuol dire porta numero 21, è la porta FTP, File Transfer Protocol, protocollo per il trasferimento di file. E che stiamo trasferendo? Quali documenti? Io,
sto mandando verso questo computer. Chiaro? Allora immediatamente, se proprio non so come fare, tolgo il filo.